Oh bella zii! No. È caduto! Non si è. Sì! Bravo. Bene ragazzi, qui Tricote, oggi siamo qua con un nuovo episodio di Skywars Sfida. Siamo qui naturalmente in compagnia di Scorpion. Ciao a tutti ragazzi, allora la sfida di oggi sarà quella di vincere con il piccone e senza armatura, raga. Esatto, il piccone in legno che sicuramente dovremmo craftarci. Quindi in pratica noi spawniamo le nostre isole, dopodiché prendiamo un poco di legna se c'è, vediamo se siamo fortunati. Dopodiché ci craftiamo un bellissimo piccone. Non va è bene. Detto di trovarlo, esatto. Posso pure che lo troviamo, però... Vabbè, io direi che ci possiamo vedere in partita. Ok ragazzi, siamo in partita e sono qua vicino a Dregode. Esattamente, siamo qui nella mappa del deserto e ragazzi, vi ripetiamo la sfida. La sfida di oggi consiste nel vincere lo Skywars con un piccone in legno e senza indossare armatura. Allora, basta, adesso andiamo tutti insieme. Io e te andiamo, dobbiamo uccidere insieme la gente. Sì, sì, regà, purtroppo questa qui è una sfida molto ma molto difficile. Una di quelle che praticamente ci sta richiedendo più tempo per essere allora, fatta. Allora io prendo la mela d'oro perché comunque ne abbiamo bisogno. Sì sì, le mele d'oro regale usiamo perché comunque il piccone fa poco danno e poi non abbiamo neanche molta, cioè non possiamo metterci dell'armatura, quindi allora, mele d'oro io ci fanno vengo comodo. Da te, vengo subito da te adesso. Sì, subito saliamo assieme, per forza. Creiamoci un ponte per collegare le nostre due isole. Ok, intanto qua ho preso delle palle di neve inutili, butto subito giù e ti aspetto, dai. Qua c'è un gay. Faccio anche un ponte. C'è un gay che vuole buttarmi giù male, ma non ci riesce. Aspetta. Scorpion, andiamo da questo qua, scusa, con questa con la spada in diamante. Tanto comunque sia sta mappa è senza bordi, quindi buttare giù la gente è molto più easy. Drego? Sto qua. Io vado da su vizio. Vai di lì? Ah boh, dai, allora vengo anch'io. Se mi prende una sola delle palle che sta tirando, sono morto. Perché? Perché vado di sotto in 2 secondi. Sto guarda, dietro di te, Scorpion. Con quale eleganza e mira cerca di distruggerci. Perfetto. Ecco, adesso si va a camperare sotto. Sono da te. Rimane là. Adesso sta là sotto. Noi lo raggiungiamo e ci ammazza Gaspar. Non è sicuro, eh. Allora. Aspetta. Esatto, giochiamocela un po' così. Allora, per me ci possiamo anche andare. Il fatto è che ci distrugge. Perché è stato abbastanza furbo. Perché calcola, ci può uccidere molto easy. Cioè, se noi là ci buttiamo nel buco. Siamo leggermente nella merda. Quindi non ma è una cosa che io consiglio. Com'è che si chiamava sto tizio? Non è che è morto? No, 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 no. Non credo. Che senso ha, scusa? Sta là sotto. Caduto nella lava. È shiftato, dai, sicuramente. No. Aspetta, fammi vedere un po' meglio. Non lo so. Carica un po' i blocchi. Ma i blocchi li vedo. Sì, c'è. Ci sta? Sta là sotto, ci sta aspettando. Se premi F3 più A ricarica i blocchi. Sì, lo so, però. Sta là sotto. Allora lo lasciamo là camperato. Cioè, finché non esce. Andiamo da quello lì. Guarda lì. È proprio al bordo. Dobbiamo uccidere per forza questo qua. Insomma. Oh bella zii! No. È caduto. Sì. Bravo. Adesso questo. Vediamo. Sì, andiamo dall'altro. Ma tu sei dove sto io? No, aspetta, Scorpio, andiamo da quello. Okay. O da quell'altro, non lo so, come vuoi. Vai, inizia a metti i blocchi. Vai. Ok. Oddio. Sta qua non è facile. Allora, io so come ucciderlo. Però. Pure io. Vedi che lì non c'è il blocco. Dobbiamo andare da dietro. So. Non possiamo fare altro. Aspetta che qua va giù. Aspetta, no, non proprio qui. Ci dobbiamo buttare esattamente qua per ucciderlo. Ok, se ci buttiamo da qua dove sto io è morto. Forse. No, non gliela famo. Mettiti qua dietro. Cioè un po' più dietro, così non ti vede magari. Pensa di... Oh, appena si gira, che va tipo un po' più verso l'angolo, ti butti. Ti do io magari il via, adesso vediamo. Pure lì c'è un altro proprio sul filo del rasoio. Tanto tra un poco gli vanno a fare il PvP, quindi stai tranquillo. Aspetta. Non credo che ci convenga. Intanto quello lì è uscito, dalla sua bellissima tana. Non credo che sia in team. Infatti, ci buttiamo, Scorpion?
No, vai, 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 vai. Sì, vabbè. Ok, oh, è andato vai, di sotto. Vai, buonissimo. Vai, vai. Io avevo paura di colpirti. Okay. Sono serio, avevo paura di colpirti. Ti stavo per colpire per sbaglio. Allora, dov'è l'ultimo? È l'ultimo, lì, vai. È lì, Scorpione. È l'ultimo, okay. Quello lì che si era lì praticamente intanato nella sua bellissima tana. Mm-hmm. Stai attento perché ha le palle di neve. Sali, sali, sali con i blocchi. Non ne ho molti, tu ce n'hai un po' da darmi? Aspetta, controllo qui la chest. No, però di... dai, un pochettino, tipo una ventina, uh-huh. Dai, va bene, perfetto, andiamo. Sali, sali. Semmai, visto che tu hai più blocchi, lo fai te il ponte. Attento. Sì, infatti. Ma che cazzo? Ecco. Ma si può sapere come minchia fa? Comunque ho un'abilità. Cioè, è una cosa che ho imparato a fare da poco. Praticamente, se tu cadi... E poi ti metti il blocco dove che stai per cadere. Se c'è tipo una torre, risparmi tempo. Nel senso, tu te lo metti subito sotto e stai a posto. Ora non so se ho dato bene l'idea, però nel video si è visto. Allora, mangia la melodora, mi raccomando. E poi ci andiamo. 3, 2, 1. Vai. Vai. È andato. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Oddio mio, ragazzi, abbiamo fatto la sfida e adesso dobbiamo fare la lotta tra noi due coi picconi. Sì, esatto. Prima di fare questa sfida, naturalmente vi vorrei vorrei dire, insomma, che se volete consigliarci altre sfide, basta commentare su entrambi i video come al solito hashtag sfida e noi li faremo nei prossimi video. Vi chiedo però di essere un po' più precisi, nel senso, tu hai detto, magari adesso prendo questo commento come esempio, hai detto di vincerla senza armatura utilizzando un piccone. Però noi volendo potevamo ad esempio prendere le palle di neve, usare anche la lava. Però non le abbiamo usate perché comunque si era abbastanza scorretto. Però la prossima volta, se cercate di essere più coincisi. Intanto qua vediamo un po'. Ok, fai tu, diciamo, qua la cosa. E poi ci chiliamo col piccone. Sì. Qua rompo sta merda. Faccio uno solo di questo, ok? Sì, sì. C'è un blocco solo. Rompi pure la roba qua che sta al centro, perché non è molto gradita. Ok. E altre ti mangi la mela. Allora, tre. Ok. La mela d'ora ce l'hai pronta? Sì. Mangia. E fatto. Ok, un attimo che ti si toglie la rigenerazione. Sì, ha voglia. No, no, ok, 3, 2, 1, vai. Via. Vabbè, ma come al solito. Vabbè, dai, raga, abbiamo vinto la sfida. Sono davvero contentissimo perché è stata davvero una... Credo che sia stata davvero la sfida più ardua per adesso. Sì, è molto difficile stata questa. Anche se, vabbè, quella con i pugni ci abbiamo avuto fortuna, ma anche quella era abbastanza complicata. Qua però ci abbiamo avuto un botto di difficoltà. Allora. Vabbè, ragazzi, io spero che questo video, come al solito, vi sia piaciuto. Naturalmente, se il video vi è piaciuto, vi invito naturalmente a iscrivervi a entrambi i canali, a commentare, mi raccomando, per le prossime sfide. Esatto. E beh, qui da Dragoter e Scorpione è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.